Un saluto a tutti ragazzi, da Messi91 siamo su One Piece Paratoro 4 e dobbiamo continuare con i diari del tesoro, rotta maggiore, e dobbiamo fare una vecchia amicizia. Perché siamo amici? Anche se loro non sono d'accordo, gli amici sono amici. Combatti al fianco dei due per sconfiggere i pirati malvagi. E per questo capitolo mi avete detto di usare Akainu, Sabo, Zoro, Usopp, Brook e Fujitora. Hanno tutti un voto, quindi direi di usare Brook, perché Brook mi ricordo che non l'abbiamo mai usato nei diari secondari, quindi vai Brook, tocca a te. Eccoci qua, allora, mappa della crescita, dovrò spendere un sacco di monete qui, infatti, figurati. Vita 8, resistenza e attacco 18-18 e difesa 7, non ho guardato se c'erano attacchi da sbloccare ma non credo, e invece sì, guardalo qua. Colpo cocca di freccia dell'anima, ok, e basta? Sì, ok. Allora, mosse speciali, vediamo un po'. Ok, vado così. Canzone sfuggente, taglio gelido, colpo cocca di freccia dell'anima, Red del Soul e party music, perché voglio vedere la gente ballare fieramente. Mentre qui è da farming, quindi via tutto. Ok, vado così. Forza dell'eroe, miglioramento esplosione massima potenza e resilienza, che aumentano appunto durata e danno durante la massima esplosione. Sterminatore di giganti, che è un po' che non utilizzavo, ma ultimamente mi stanno lanciando contro dei palazzi, quindi mi rimetto ad equipaggiarlo. Fattore lineaggio e ira del grande pirata, che aumentano la possibilità di indurre effetti di stato e aumentano la durata degli effetti di stato. Perché il signorino Brook è colui che per eccellenza ti applica gli status. Vedi, fa anche l'inchino, però dice sì, sono proprio io. Perché lui ha tantissimi cose che può fare, può congelare, può mettere il sonno e può far ballare la gente. Non so se il ballo è ritenuto uno status, però comunque c'è il congelamento e il sonno, che più si attiva meglio è, perché la gente sta ferma mentre Brook fa cose. Eh sì, l'avevo visto Crocodile, stavo facendo molto finta di non vederlo, perché Crocodile è una rottura di balle. Vieni qua, prima che tiri dei deserti in giro per la mappa, vieni qua. Vieni su con me, vieni su con me. Ecco qua. Torna giù con me, torna giù con... No, no, che cacchio, mo ti verrà roggia, lo so. Che è un maledetto quello lì. Stai buono tu, ma mi ha colpito. Quanta vita ho già perso, sto quanto debolina sono però, scusami. Mi ha colpito questo tizio e basta. Sono mezza morta, di già dov'è Crocodile, dove è andato quello là? Scusa. Ma figurati, è roggissima lui, altro che... E che palle. Posso congelarlo? No. Me ne vado molto via prima di essere inglobata nel terreno. Vado via. Aspetta, mi serve la stamina. Anzi, aspetta, visto che ce l'ho, facciamolo. Perché no? No, no, dai, ero in animazione. Sei un pezzetto, sto già morendo. Crocodile, te lo meriti. Te lo meriti, Crocodile. Te lo meriti tutto. Posso uccidere Crocodile, per favore? Stiamo morendo. Stiamo morendo, Crocodile. No, però siamo congelati e adesso crepiamo. Kakuo Jabura, cioè, mi fanno schifo tutti e due. Qualcosa mi ha curato, che bello, sono contenta. Kakuo Jabura sono qua dietro, va bene. Disattiviamo sta cosa. E Kakuo Jabura. Kakuo Jabura. Kakuo Jabura. Non posso fare il salto della fede, che palle. Kakuo Jabura. Kaku. Quindi uccido Jabura, perché Jabura è brutto e puzza e di solito mi frega Carrot. Quindi Jabura merita la morte, fatta, giusto. Giusto, Jabura tu meriti la morte, perché tu ti vuoi mangiare Carrot. Vergogna. Balla con me, Jabura, balla con me. E vergognati anche un po'. Ci sta, ci sta. Mi giro, mi giro. Ecco qua. Non so se lo prenderò però. Che miseria. Ma però è morto, l'ho preso, l'ho preso. Vengo su anch'io, Jabura. So volare anch'io, beh. Che te credi, guarda che bello. Roteo pure. Fatta e atterro fieramente. Prendo un po' di vita perché qua mi stanno facendo tutti molto molto male. Vabbè che sono fatto di ossicina fragili, però che cacchio. Siamo molto molto fragili. Sto sentendo che cosa sto sentendo. Spero di non aver sentito di nuovo Crocodile. Ormai ho gli incubi con Crocodile. Mada mada anche a te, Sour King Brook.
Posso andare a conquistare qualche territorio? Perché siamo ad anni luce da ogni territorio? Perché... che poi non è vero, è solo tutto fatto a zigzag e quindi sembra molto lontano, ma non è proprio così. Vieni qui, Mr. One! Aspetta, Mr. One, stai calmo, Mr. One. Che adesso balli pure te. Ah, non dormi. Okay. Temo che se tu stia dormendo non ballerai con me, vero? Tristezza. Che infilzatezza. Che perforazionezza. Fatta, ho finito, smetto. Va bene. Però abbiamo vinto, quindi va bene, dai. Che bello, tutto ghiaccissimo. Ballate con me, fan. Guardali che belli. Però vi dirò, nel 3 era più bello far ballare la gente, perché era un attacco speciale, quindi avevi delle inquadrature fichissime sulla gente che ballava in pose imbarazzanti alla follia. Adesso così dalla distanza si nota meno. Purtroppo è così. Scusi, eh. È già morto, volevo che venisse su con me, ma è già morto. Kuzan, che problema c'è? Dimmi. Dillo al tuo amico brutto. Che problema hai? Lo risolvo io. Che dici? Dai una lezione a 500 nemici. Caccoline, vabbè, conquisto. Che problema c'è? Dormite, dormite. Eccolo. Certo, mi mandassero la gente, mi tornerebbe più facile uccidere 500 persone. È arrivato Verami. Ma andrei ad uccidere Verami, che dite? Dai. Perforazione incredibile, mamma mia, si è riempito di gente di nuovo. Aspetta, è apparsa roba, Enko, che Bartolomeo! Però avendo Brook prenderemo Enko se dobbiamo scegliere. Cioè, voglio dire, vuoi che Brook non scelga la donzella? Cioè, mi sembra un po' irrealistico. Vedi, tu lì c'è... No, Enko, Bartolomeo, ho detto. Enko, no! Bartolomeo, vieni... cazzo, Bartolomeo, sto morendo, veramente? Questo è un problema. Cioè, stare attenti a Enko, questo è un problema. Amico mio, scusami, Puoi decederci velocemente, per favore, Bartoletto? Dai, fa il bravo. Niente. Picchia, picchia. No, no, no. No, mi ha fatto arrabbiare. Sto maledetto puzzetto, che è anche nella barriera, quindi non sentirà niente. L'ha tolta. Mi lasci della vita, Bartolino? Grazie, Bartolino, ti libis. Vado ad uccidere anche il signorino là in fondo, sperando che sia il Bellami. Eccolo lì, Bellami. Ciao, signor Molla Molla, mi scusi. Sono ancora arrabbiata per colpa di Bellami. Guarda te, guarda. Balli con me, per favore. Visto che sono arrabbiata, mi fai divertire, grazie. Vedi, mi è passata l'arrabbiatura vedendolo ballare, guardalo. Giustamente, far ballare Bellami è la soluzione a tutto. Tiè. Peccato che non c'è un'abilità che ti fa fare più danno alla gente congelata. O meglio, se c'è mi è sfuggita, non l'ho notata. Perché sarebbe stato interessante averne una come Hancock contro i pietrificati, no? Sarebbe bello, sia per lui che per Kuzan, sarebbe stato interessante. Peccato che non c'è. Credo ci sia solo per Hancock, in realtà, un'abilità così specifica per lo status. Peccato. Io devo ancora uccidere 98 persone. Dove siete tutti, porca miseria? Ecco, dove sono. Infilzo tutti gli spiedini. Eccolo. Quanto mi piace far ballare la gente, c'è un problema. Perdo un sacco di tempo io. Chi è arrivato qua? Mr. Free. Ma non c'è una porta per di qua? E diamanto, ok, ho fatto bene a prendere lo stemmiatore di giganti, vedi? Diamante, io però perdo tempo, lo so, ma lo devo fare. Vieni giù, diamante. Balla con me, diamante! Guarda che bello che è il diamantino, lui! Potevano mettere in realtà qualcosa che ti facesse fare più danno alla gente che balla. Sarebbe stato perfetto per Brook. Ma perfetto proprio! Almeno per dare un senso per far ballare la gente, perché effettivamente non serve a nulla far ballare la gente. Cioè, se non per farli sembrare degli idioti, non serve ad altro. Cioè, è un peccatissimo sta cosa. Invece, ovviamente, non ci pensano mai a queste piccoli particolari fichissimi. Io ho 1000... Oh, io non ho di kill. Deve essere un problema questo. Perché ho perso un sacco di tempo a far ballare le persone, quindi di conseguenza non avrò manco il tempo. Wow. Wow.
Questo è un problema. Poi calcolando che mi fa sto danno anche infimo. E niente, vado a vedere se c'è un po' di gente vicino a Mr. Free. Magari posso ucciderla lì. Questa rima incredibile. No, non c'è nessuno neanche qua. Ma porca miseria, c'è anche da dire questo. Che non mi mandano un tubazzo di niente. Cioè, io faccio poco danno, ma non mi mandano manco nulla da uccidere. Signor della Dela, mi scusi, eh. C'è un grizzly Rufy, dov'è? Mandate cose da uccidere, ma siete i pezzenti del cacchio, ve lo dico. Vabbè, non c'è nessuno mai qua. Ma mai proprio. Volevo arrivare almeno a 1500, ma qua perdo un sacco di tempo. Guarda te, guarda. E niente, speriamo che 1300 basti. Brava, Enko Quick. Anche perché volendo guardare ho praticamente conquistato tutto. Cioè non è che ho tanta roba da conquistare ancora. Balla Mr. Free. Niente, Mr. Free è un maledetto e non vuole ballare. Cioè hanno ballato tutti, anche Diamante ha ballato e Mr. Free no, giustamente. Maledetto lui. Sì, sì, sei bellissima. Ma Brooke vuole vedere le mutandine. Perfetto. Yo-ho-ho-ho-ho, anche te. Fatta, e ha livellato Smoker. Wow, wow. Ah, quella mi serviva. Grazie Smokey, ti adoro. Che bello. E questa è fatta. Il prossimo è Forza Brutale. Si stanno radunando feroci combattenti con il potere di creature di terra e di mare. Sconfiggili e goditi la vittoria. E per questo capitolo mi avete detto di usare Barba Bianca, Big Mom, Jinbei, Katakuri, Kaido o Carrot. Perché Carrot? Cioè Carrot è l'unico piccolo scricciolino all'interno di questo elenco. Ma comunque Barba Bianca ha due voti, quindi vado di Barbetta. Fatto! Non avevo notato la piccola Carrot in mezzo a sto marasma di bestioni, va bene. Allora, qui è tutto già potenziato al massimo. No, c'è un attacco. Che si chiama Genio Eroico. Afferra un nemico e affondalo. Ok, è un attacco buono, facciamolo. Mettiamolo. Mentre di qua, 9, 18, 18, 8. È già a posto. Allora, mettiamo l'attacco che abbiamo appena preso. Ok ragazzi, ho tolto uno degli attacchi speciali perché l'attacco speciale, quello da 4 stelle di Barba Bianca, secondo me è l'attacco che fa meno danno tra tutti quelli che ha. Quindi ho deciso di togliere proprio quello e di mettere gli altri da 3 stelle che fanno più danno. Genio eroico, impresa impossibile, senza rivali, o tutto o niente. Questi sono gli attacchi che ho scelto, mentre qui, oh, come al solito, è da farming, perché su sto gioco questo si fa, quindi devo cambiare tutto. Ok, visto che Barba Bianca non è abbastanza forte, ho deciso di equipaggiare queste abilità. Forza dell'eroe che aumenta l'attacco per 30 secondi dopo tot kill. Forza senza uguali che aumenta la potenza degli attacchi schianto per i personaggi di tipo potente. Miglioramento esplosione massima potenza che aumenta il danno durante appunto l'esplosione. Pugno gigante che aumenta la potenza degli attacchi schianto in combo con questo. E poi miglioramento attacco a terra che aumenta tutti gli attacchi. Cioè, se non è un cannone Barba Bianca qua, non lo sarà mai. Ridi Barbetta perché tutti tremeranno dinanzi. Quello era uno scatto, ragazzi. Va bene. Cioè pure saluti, no? È resistito più del previsto. Faccio pure l'attacco. No, ho preso un minion, dannazione. Vabbè, ha fatto danno pure a Jabura. Non l'ho preso. Che tristezza. Credevo morisse molto prima. Quest'uomo è stato un eroe. Bravo Jabura. Sei stato un eroe, perché guarda, i capi dei territori durano niente, durano. Durano veramente, cioè li uccido con uno scatto. Incredibile. Aspetta, c'era un puntino mera dietro. Guarda, guarda, incredibile, sta cosa mi fa impazzire. Scatto in faccia a uno e questo muore. Va bene. Mamma mia. No, Carotto. No. Scusate, non posso commentare questa cosa. Cioè, la tristezza mi ha pervaso fortissimo. L'ho proprio lanciata per aria, ha fatto un urlo e poi l'ho presa per il cravattino, l'ho spiaccicata. Non so, è stato orribile, ragazzi, è stato veramente brutto. Povera Carotti. No, scusa. No.
chiesto scusa lei a me, porca miseria, com'è possibile? Stessa, mi mandate la gente, però io non posso passare la mia vita a dire mi mandate la gente, che cacchio, ma allora? Allora, sta gente dov'è? Palle. Guardate, guarda, Hawkins, vieni qui per favore, fai robe, dai, Hawkins, fai robe. Ma portami persone, Hawkins, per favore, bravo, dove sei? Portami e niente, c'è solo lui. Tristezza. Manco ho preso Hawkins, che palle. E queste, le prese in sto gioco fanno schifo, vorrei continuare a sottolineare questa cosa. Che le prese qui fanno veramente schifo. Hawkins, mai rotto, saluti. Va bene. C'è uno qua, c'è uno qua che vuole provare a sopravvivere alla mia possanza, aspetta. Oh, ho fatto di nuovo quello, chiedo perdono. Tiè. Corro, corro. Vado quanto veloce, quanto, troppo veloce. Allora, a 70 anni, 80, quest'uomo è vecchissimo, come può muoversi così? Guardalo, sembra sotto steroidi, io non lo so sto qua. Mamma mia. E va bene, direi che ho ucciso tutti. Radio! Rotto pure io, tanto siamo sotto steroidi, non è che ci frega molto noi. Finito la stamina per ora. Attacca, ho finito la stamina, vedi? Aspettare un attimo che si ricarica. Se per caso mi serve, non ce l'ho. Ok, salve signor capo dei miei stivali. È stato un piacere vederla, arrivederci. Vado via. 1500 kill, cioè abbiamo fatto 1300 kill con Brook in un intero capitolo. Abbiamo appena iniziato con Barba Bianca, siamo già a 1500 fatta. Per dire, no? Il bilanciamento di questo gioco. Allora io adesso però non ho voglia di stare qua ad uccidere, perché ho già 1500 kill, non mi serve farne altre. Quindi vado fortissimo ad uccidere chiunque ci sia là. Questo Barba Bianca molto arzillo. Dove si passa qui? Ho sbagliato strada e ormai faccio il giro lungo. Sì, ho sbagliato strada. Mentre distruggo tutto. Scusa Vivi, mi dispiace, sto distruggendo tutta la base, ma dettagli. Sai, ho giusto una certa qual mole da portarmi appresso, purtroppo. Marco! Sì, sì. Non sforzarti troppo. Vieni giù, Marchito. No, che cacchio, lo prendo per il cravattino. E niente, allora tiro dei pugni incredibili, che devo fare? Su qualcuno, ma perché mi fanno apparire la gente ai chilometri, santa pazienza, no è giusto, vado per di qui, quanto sono velocissimo, ho schivato il passaggio, vedi, sono velocissima, manco l'ho visto, vado per di qui, veloce, la fontana è in mezzo alle balle, allora, sta fontana è indistruttibile, Luci, non scappare però, vieni qui, che miseria, oh, Luci, intanto che sono qua, un po' di roba, la uccido, tanto basta una combo fra 8 miliardi di kill. Ecco qua. Yeah. Ciccio. Vai, esplodi, che tanto lo so che vuoi esplodere. Non esplodi, allora ti prendo per il cravattino. Ecco qua. Ciccio, per siamo incredibili. Siamo molto incredibili noi. Addio, comandante. La 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 la, tutti, guarda te, guarda. Vabbè, la differenza che si prova ad usare Brook e poi Barba Bianca, mamma mia la differenza, cioè tu ti senti proprio onnipotente in questo momento, non c'è nulla che ti può fermare, sono full vita, siamo fichissimi, prendiamo un doflamingo per il cravattino, guardalo lì, mamma mia. Vabbè, caro del mio amico, è stato un piacere. No, è sopravvissuto, bravo. Poca gente sopravvive a quell'attacco, sai Dofi? Bravo. Ecco qua, e abbiamo 2300 kill, senza neanche impegnarci troppo, vedi? Ma proprio niente ci siamo impegnati per fare queste kill. Ora, c'è un grosso punto qua, grazie, salve, grosso punto. Lei mi dà fastidio, sta ingombrando la mia minimappa, perfetto. Ecco qua. Posso avere gente? Voglio avere gente solo per conquistare, perché avere questo angolino rosso mi dà fastidio. Deve essere tutto bello azzurro, vedi? 2500, fatta. Proviamo ad andare a vedere, qua ci sono dei puntini, vediamo se ci sono dei nemici per caso. Due ce ne sono. Eccoli, sono arrivati, vedi. Radio!
Aspetta, l'ho fatto male. Radio, radio, radio. Infatti, devo stare attenta a non uccidere Jinbei. Prima arresto, devo uccidere. Ecco qua, vedi, non è che c'è avuto molto in realtà. C'è uno là, c'è uno là, l'ho visto. Dove scappa quello lì? Ehi, credi di sopravvivermi? Scusa, ecco fatto. Arrivo Jinbei. Per il cravattino, per il cravattino. Mamma mia, in un palazzo. Per il cravattino in un palazzo l'ho tirato, perfetto. Ci stanno respingendo, no, Kaku, ci stanno distruggendo l'esistenza. Cioè, guarda l'imponenza di quest'uomo. Quanto l'ho adorato, Barba Bianca. Mamma mia, guardalo. Che fierezza. Certo che abbiamo vinto, Hawkins, avevi dubbi? Sto cannone nucleare. Fatta! Galalala anche a te. Hawkins livella. Per mezzo punto, ma guarda sto maledetto. E anche questa è fatta, è stato molto difficile questo capitolo, ho sentito proprio la pressione della vita molto bassa nel mio PG, era proprio è stato difficile, la smetto, va bene. Allora, nel prossimo episodio vedremo pirati nati nei cimiteri. Ok. E sconfiggi il mago. Va bene, io come sempre vi ricordo che sotto starete vedendo i personaggi selezionabili per il prossimo capitolo, fatemi sapere quale dobbiamo usare e dove, lasciatemi un commento, un like e iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Io vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!